Direi che fra poco ci sta caricando, dovremmo vederla. Direi che siamo in diretta su Facebook, quindi buonasera a tutti, benvenuti alla 120ª serata di Lodi Liberale. Ormai abbiamo una tradizione piuttosto consistente. Noi ogni lunedì sera cerchiamo di organizzare presentazioni di libri per diffondere il pensiero liberale, e questa settimana abbiamo fatto la seconda eccezione, come dire, per cercare di accogliere i nostri autorevolissimi ospiti. Che cosa fa Lodi Liberale? Appunto, ogni settimana cerca di diffondere le idee liberali in ambito economico, filosofico, culturale, di costume, alimentare, scientifico, insomma, cercando di introdurre pillole di libertà, cercando di coinvolgere i principali intellettuali, professori o uomini di pensiero che appunto possano contribuire alla diffusione di questo pensiero a cui siamo particolarmente legati e che siamo convinti sia necessario per il futuro e il benessere dell'Italia, soprattutto in questo paese come in cui la libertà non è propriamente il valore più apprezzato, difeso, come dire, di cui si sente evidentemente la mancanza in questa, a maggior ragione in questa situazione di pandemia in corso. Noi in più abbiamo intrapreso un percorso di avvicinamento al pensiero liberale presentando i classici del pensiero liberale. Abbiamo fatto La libertà e la legge di Bruno Leoni, Tocqueville, Democrazia in America, Capitalismo e libertà di Milton Friedman, Benjamin Constant, Conquista e usurpazione, Mises con socialismo, Minghetti, partiti politici, Buchanan, I limiti della libertà, Aron, L'oppio degli intellettuali, Straborghese di Sergio Ricossa, e settimana prossima riprenderemo, alterniamo dire, i classici con argomenti di stretta attualità. Quando abbiamo visto l'uscita di questo libro, abbiamo detto assolutamente dobbiamo presentare questo libro con i due principali protagonisti, quindi il direttore Alessandro Sallusti, che è già stato nostro ospite a Lodi Liberale e quindi che ringraziamo per essere tornato, e col secondo protagonista, o probabilmente il principale protagonista del libro, che è Luca Palamara, che non credo conoscesse Lodi Liberale e non credo che abbia particolare bisogno particolare di presentazioni, insomma, giovane presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi coinvolto in qualche, come dire, questione di stretta attualità che poi tratteremo anche questa sera. E siccome le nostre serate vengono articolate con uno schema che prevede tre relatori, non potevamo che pensare al meglio, ovvero il capo degli avvocati italiani, quindi Gian Domenico Cajazza, il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, credo senza problemi che si possa definire, si definisca un liberale. E quindi, quando è la prima volta che ho avuto l'onore di potergli parlare, mi ha accettato il nostro invito con entusiasmo subito, e quindi questo lo ringrazio perché invece anche lui, come Palamara, Grazie è la a voi. prima volta che è presente alle nostre serate. Il libro di cui parliamo questa sera, Il Sistema. Come al solito, come spesso capita, il sottotitolo è più esplicativo del titolo: Potere, politica, affari, storia segreta della magistratura italiana. È un libro che io, parlando con gli amici di Lodi Liberale oggi pomeriggio per cercare di organizzare la serata, l'aggettivo a cui, come dire, per utilizzare, per descriverlo in estrema sintesi, alternavamo tra agghiacciante e inquietante, oltre che assolutamente interessante, nel senso che è un libro che merita di essere letto perché svela molto di quello di cui si parla, dei rapporti tra politica e magistratura, di come funzionano davvero i CSM, le nomine, insomma, il vasto mondo della magistratura italiana raccontato da uno dei principali protagonisti, perché Palamara questo è stato prima delle note vicende. E quindi leggerlo io personalmente, dal verbo giusto, ti inquieta, nel senso che c'è un sistema ramificato, consolidato, oliato, strutturato e raccontato, credo, per la prima volta in maniera chiara, non tanto da chi fa delle supposizioni, delle teorie, spesso anche complottistiche, ma da chi l'ha vissuto, praticato, messo in campo. Per parlare, e poi cedo volentieri la parola, ma insomma, volevo leggervi alcuni pezzi perché credo che siano assolutamente importanti. La magistratura ha il dovere, anzi l'obbligo, nella testa di chi è su queste posizioni, di fare politica per plasmare la società insieme a un partito di riferimento, in quel caso il PC, ma se necessario anche senza o addirittura oltre.
Per fare questo devi formare una classe di magistrati indottrinati e piazzarli nei posti strategici per incidere sulla vita politica, non attraverso leggi, ma attraverso sentenze. Così nasce il sistema delle nomine, non per merito, ma per appartenenza. È innegabile che le correnti invece siano nate per le più nobili idee. Un procuratore della Repubblica in gamba, se ha nel suo ufficio un paio di aggiunti e sostituti svegli, un ufficiale di polizia giudiziaria che fa le indagini sul campo altrettanto bravo, è ammanicato con i servizi segreti. E se questi signori hanno rapporti stretti con un paio di giornalisti di testate importanti e soprattutto con il giudice che deve decidere i processi, frequentandone magari l'abitazione, ecco, se si crea una situazione del genere, quel gruppo e quella procura, mi creda, hanno più potere del Parlamento, del Premier e del governo intero, soprattutto perché fanno parte del sistema che li ha messi e che per questo li lascia fare, oltre ovviamente a difenderli. E poi una missione come dire, del protagonista, quindi di Palamara. Negli ultimi anni non ho fatto il magistrato, io ho fatto politica. Non dentro un partito politico o inserito in un sistema politico. Ho confuso i ruoli, certo, ma è giusto dire che non ero un pazzo isolato. Eravamo in tanti ed eravamo compatti. Eravamo diventati quelli di una parte pronti a colpire l'altra. E non c'entravamo più nulla con il collega che si alza ogni mattina e si deve occupare di furti, rapine, separazioni e fallimenti. E infine, noi siamo al di là di questo, nessuno ci controlla, cane non morde cane. E poi formalmente è tutto regolare. Al CSM, e io ci sono stato, si fanno le audizioni per decidere chi può muovere e chi no. Ma se ancora non fosse chiaro, quelle audizioni altro non sono che un pro forma. Chi le invoca come la panacea di tutti i mali, chi le invoca come la panacea di tutti i mali, vive su Marte, perché i candidati trovano gente non solo distratta, ma spesso del tutto impreparata. Spiegare come si vuole organizzare una procura a persone che in una procura non hanno mai passato un giorno di lavoro è come se un direttore di giornale spiegasse a me come intende organizzare la redazione e qual è la linea editoriale. Ma questo è il meno. Chi viene audito spesso appartiene a una corrente che, in base agli accordi presi, l'ha preparato su cosa dire e non dire, per non rischiare di fare saltare l'intesa già raggiunta sul suo nome o per tentare, secondo i casi, di tenerlo in gioco. Sbrigata la formalità delle audizioni, ecco che entrano in campo le correnti. Con i segretari che iniziano a interloquire con i membri del CSM, la partita vera è tutta lì ed è una partita senza esclusione di colpi e colpi bassi. Credo che questi brani rispecchino pienamente la sintesi del libro che appunto ci racconta un mondo che speravamo non esistesse in queste dimensioni, in questa struttura, e invece dalla voce di dalla penna di un protagonista questa sera scopriremo insieme ai nostri tre relatori. Quindi cedo volentieri subito la parola al direttore Sallusti, a cui faccio subito la domanda al netto dell'intervento, quando le è venuto in mente di scrivere questo libro. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. Sarò brevissimo perché credo che chi ci ascolta sia interessato a sentire la voce dei protagonisti, il protagonista del racconto del libro che è il dottor Palamara, è, come dire, uno dei, non so neanche come definirlo, se gli avvocati sono vittime, complici, spettatori, un po' di tutte e tre le cose del sistema che questo libro racconta. Questa idea è nata per una mia curiosità per cui mi limiterò a fare una piccola guida alla lettura. L'idea è nata da una curiosità di vedere, tanto per usare parole in tema con la serata, quanto di liberale e quanto invece di illiberale ci fosse stato nell'ultimo ventennio nel sistema giudiziario italiano. E quanto questo sistema avesse condizionato le libertà politiche, le libertà sociali, eccetera, eccetera. Devo dire che il dottor Palamara all'inizio non è che era entusiasta di fare questo racconto, poi ci ha riflettuto alcune settimane, forse più di un mese, e alla fine convintamente ha accettato di sottoporsi a questo interrogatorio, per stare a usare un'altra parola nel tema con la giustizia, che in realtà non è stato un interrogatorio, è stato un colloquio molto lungo, molto interessante, molto più lungo di quello che appare nel libro. E prima di iniziare questo colloquio ci siamo detti tre cose, abbiamo concordato tre cose. La prima è che qualsiasi cosa il dottor Palamara, questa era una. È una mia richiesta, ma anche una sua esigenza. Qualsiasi cosa avesse detto il dottor Palamara
doveva essere un fatto documentato, documentabile, riscontrabile, e quindi, come dire, dal libro restano fuori supposizioni, ipotesi, illazioni, perché tutto quello che dice il dottor Palamara è riscontrato, riscontrabile, e tra l'altro è stato un lavoro abbastanza impegnativo, è stato riscontrato dagli avvocati della Rizzoli, che non è proprio l'ultima casa editrice, ma insomma ha un nome e un prestigio da difendere in Italia e anche non solo in Italia. E quindi non è un libro, questo libro non si enuncia una teoria, ma si mettono in fila una serie di fatti, raccordandoli ovviamente tra loro dentro una narrazione. La narrazione è il secondo punto di questo libro, perché l'obiettivo di questo libro era quello di non solo di ricostruire quello che è stato, ma di renderlo accessibile anche ai non addetti ai lavori, cioè portarlo fuori dalla stretta cerchia dei magistrati, avvocati, come dire, rappresentare in maniera semplice il problema anche a un'opinione pubblica più generale, e direi che questo secondo obiettivo, così come il primo, è stato raggiunto, perché il successo editoriale del libro dimostra che questa cerchia ristretta è stata infranta e che c'è un'attenzione, una curiosità dell'opinione pubblica rispetto a questo tema addirittura superiore alle aspettative o quanto potevamo immaginarci. La terza considerazione è che il dottor Palamara, per etica sua, non entra dalla prima all'ultima pagina, non entra mai nel merito dei processi e delle sentenze. Sono processi e sentenze che lui non ha fatto e sentenze che lui non ha emesso, ma ci racconta in che clima, in che organizzazione, in che dinamiche avvengono e sono avvenuti i processi e le sentenze in generale, ma soprattutto quei processi e quelle sentenze che hanno inciso sulla vita democratica del paese, a torto ragione. C'è un governo Prodi che è caduto di fatto per mano dei magistrati, c'è un governo Berlusconi, più di un governo Berlusconi, che sono caduti direttamente o indirettamente per mano della magistratura, c'è un governo Renzi che è stato messo in difficoltà dalla magistratura, c'è un governo Salvini 5 Stelle che è stato messo anche quello in crisi anche da iniziative giudiziarie. Però va detto che molto correttamente il dottor Palamara non commenta le sentenze né entra nel merito dei processi, perché insomma è stato ed è tuttora un magistrato e sa le regole, appunto sa le regole del gioco. Un'ultima considerazione riguarda, come si potrebbe dire, l'ultima considerazione riguarda il fatto che il dottor Palamara non si sottrae alle sue responsabilità. Per tutto il libro non dice io non c'entro, io non c'ero, io non ho visto, io ero distratto. Non chiede neanche scusa, per la verità, anche perché quei reati che gli hanno contestato che non c'entrano nulla col sistema, peraltro, e di cui poi se vuole parlerà lui, nemmeno chiede scusa, perché questa è una mia convinzione, il dottor Palamara non era a capo di un'organizzazione criminale che operava fuori dalla legge, ma era a capo di un sistema che agiva, e questo che è inquietante, in una formale legalità. Tanto è vero che il dottor Palamara nulla viene contestato rispetto a quelle cose inquietanti che escono dal sistema, perché tutto si è svolto in maniera formalmente corretta
E quindi è anche difficile andare a individuare delle ipotesi di reato, o meglio, a parti ribaltate, cioè se quel sistema invece che giudiziario fosse un sistema politico, un sistema privato, aziendale, imprenditoriale, io credo che i magistrati andrebbero oltre il fatto che la forma è corretta, ma contesterebbero il traffico di influenza e tutta una serie di reati, fumo, associazione esterna, non so, quelle cose che si usano quando non c'è un reato specifico, ma quando c'è un clima che, come dire, porta ad alterare. Questi erano i presupposti con i quali ci eravamo accordati con il dottor Palamara per scrivere questo libro, ma del contenuto, essendo io sono un trascrittore dei contenuti messi dal dottor Palamara, avendo a disposizione la fonte, troverei arrogante e inutile che stia io a parlarne. Avete qui il protagonista, fatene ciò che volete. Mi sembra un invito assolutamente interessante, quindi sono contento insomma, che abbia accettato anche lui, non appena il direttore mi ha girato il contatto del dottor Palamara, mi ha risposto subito assolutamente sì, volentieri, quindi credo che ne stia facendo poche, ma le presentazioni le sta facendo, quindi in un covo di liberali ascoltiamo quello che è, come dire, definito il nemico pubblico, il diavolo, non lo so, adesso si autodescriverà lui e quindi gli cedo volentieri la parola, ringraziando nuovamente. Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito, per me è un piacere e un onore essere presente in questa serata, ancora di più sia per la vostra presenza che per quella del direttore Sallusti e del presidente Cagliazza, che per me è un ulteriore motivo appunto come dire, è importante per poter un po' raccontare e contestualizzare quello che è stato il racconto poi trasfuso nel sistema. Il direttore Sallusti già ha, come dire, in parte spiegato le ragioni per cui poi ho inteso raccontare fatti e vicende da me direttamente vissute. Già oggi pomeriggio sono stato in un incontro con il presidente Cagliazza, e non solo oggi pomeriggio, ma devo dire in generale una domanda che mi viene fatta: ma perché solo ora? Perché ti sei deciso a parlare solo in questo momento? La verità è molto più semplice di quel che voglia apparire. Siamo appunto in un contesto liberale, io penso che è giusto in questa fase della mia vita, poi proprio questo è il mio mantra, di raccontare come sono realmente andate le cose. Le cose sono andate che la mia vicenda, al netto della vicenda penale, sulla quale io non mi soffermo perché, come ha detto il direttore Sallusti, mi sento un uomo delle istituzioni, mi sento un magistrato, il processo sarà il luogo nel quale ci sarà un'accusa, ci sarà una difesa e ci sarà un giudice. Lì dentro io avrò modo di difendermi. Ho inteso parlare perché la mia storia origina, è un tema attuale, è proprio di oggi, a seguito di una conversazione registrata in un albergo romano. Siamo nella serata tra l'8 e il 9 maggio, e di che cosa si parla in quella serata? In quell'incontro si parla della prossima nomina del procuratore di Roma, che da lì a breve sarebbe stata calendarizzata dal CSM. L'indagine, come detto, riguarda la corruzione, ma in realtà il Trojan non capta un fatto corruttivo, capta un incontro tra degli esponenti del CSM e due rappresentanti del mondo della politica, uno dei quali a sua volta è indagato dalla Procura di Roma. Non è una novità per me quella cena, non è un unicum nella mia vita e nella mia esperienza politica professionale. Pochi mesi prima, in occasione della nomina del vicepresidente del CSM, la stessa composizione aveva portato appunto a eleggere l'attuale vicepresidente del CSM, senza che nessuno in qualche modo avesse nulla da obiettare o da dire. Fatto sta che da quel momento la rappresentazione mediatica della vicenda da parte di alcuni organi di stampa
è quella di intitolare Corruzione al CSM, il SUC delle nomine, in modo da fare intendere che il meccanismo correntizio delle nomine era in realtà caratterizzato da una valorizzazione non del merito ma dell'appartenenza, finalizzata a, così dire, loschi affari. Perché intendo raccontare la mia storia al direttore Sallusti? Perché dopo quei fatti, che sono del maggio 2019, scatta una feroce campagna stampa sulla quale non sta a me in questa sede fare commenti, perché per quanto mi riguarda l'ho raccontato nel sistema, fa parte delle regole del gioco sulle quali poi ci soffermeremo. Lei ha letto un pezzo del racconto che devo dire è stato molto ripreso da tante persone, che come dire, semplifica quello che è accaduto. Ci sono dei magistrati, tanti magistrati all'interno della magistratura, che sulla nostra mailing list, che è una sorta di agorà dove tutti i magistrati amano confrontarsi, mi scrivono una lettera aperta chiedendomi di raccontare come ha funzionato il meccanismo delle correnti, ritenendo che la semplificazione, lasciatemi passare questa espressione, che tutto il meccanismo correntizio si identificasse solo e esclusivamente in una notte, la notte dell'Hotel Champagne, non raffigurasse il reale accadimento dei fatti. In quel periodo storico, ho avuto modo di incontrare il direttore Sallusti, con il quale ci siamo confrontati e con il quale si è sviluppato un discorso. Lo premetto io, in parte è premesso già nel libro, col direttore Sallusti, quando io ero presidente dell'ANM. Ci siamo spesso trovati in importanti talk show televisivi su posizioni assolutamente contrapposte. Quindi l'idea di poter raccontare come erano andati realmente i fatti è qualcosa che mi ha fatto riflettere, ma che a un certo punto ho ritenuto doveroso, doveroso nell'interesse di due categorie di persone: i magistrati che me lo chiedevano, che erano fuori dal meccanismo delle correnti, e i cittadini italiani. A quel punto le condizioni del racconto poteva essere la condizione di racconto una sola: raccontare realmente come erano andate le cose. Ma c'è anche Panama. E raccontare realmente come erano andate le cose. Con una premessa, però, con un punto di partenza, che io avrei raccontato solo ed esclusivamente le cose di cui ero stato A, diretto protagonista, B, che ero in grado di documentare, C, che laddove non fossi stato in grado di documentare, sarei stato in grado di provare con dei testimoni. Questo è quello che ha ispirato il mio agire, e quello che poi ha portato a sviluppare il racconto attraverso il quale, è vero, e questo, come dire, forse merito più che mio, è merito del direttore Sallusti, sono riuscito a raccontare come si è sviluppato, da un lato, realmente il sistema interno alla magistratura sul versante delle nomine, e come le correnti della magistratura, nate con i più nobili ideali, si siano poi nel tempo trasformati nel meccanismo di controllo di tutta la vita del magistrato. Questo è stato il primo versante del racconto. Il secondo è stato la mia esperienza alla guida dell'ANM in un periodo storico delineato e definito, nel quale, direi come fatto quasi unico nella storia, nel 2008, a seguito della caduta del governo del centro-sinistra, per la nota vicenda che aveva riguardato la moglie dell'allora ministro della giustizia Mastella, ci fu il famoso governo con una maggioranza schiacciante del centrodestra nel 2008, che compattò il mondo della magistratura, che compattò l'ANM con esclusione della parte di destra dell'ANM, e di fatto, questo lo dico io perché l'ho vissuto io, trasformò l'associazione dei magistrati in una sorta di opposizione politica all'allora governo di centrodestra. Questo è il racconto che è stato sviluppato. E in più c'è il terzo punto, il terzo capitolo, che ovviamente
ritengo proprio per l'attualità sia il tema di grande interesse di come il Trojan, uno strumento che poi è diventato, come dire, di attualità, perché originariamente era applicato per combattere i reati di mafia e di terrorismo e poi viene esteso ai reati di corruzione, impatta sulla vita di ogni cittadino, non sulla vita solo mia, perché quella mia è stata ovviamente, io non ho la presunzione di ritenere che i problemi della giustizia siano solo i miei, i problemi della giustizia sono quelli di tutti i cittadini, ma la mia vicenda è emblematica perché il Troia impatta sulla vita di persone estranee ai fatti che mi riguardavano. Tanto è vero che molti consiglieri del CSM, che allora componevano il Consiglio Superiore della Magistratura, per il solo fatto di aver interloquito con la mia persona, saranno costretti a dimettersi. Quando accade questo, accade in concomitanza con la nomina del procuratore di Roma, che il 23 maggio del 2019 porta ad una votazione all'interno della quinta commissione del CSM del dottor Marcello Viola con 4 voti, un voto al dottor Lo Voi, procuratore di Palermo, e un voto al dottor Creazzo, procuratore di Firenze. Chi vota per il procuratore Viola? Niente poco di meno che l'allora componente del CSM, dottor Davigo, da tutti considerato il simbolo di Mani Pulite, che dopo pochi mesi sconfesserà quel voto votando per un nuovo candidato. Del perché questo sia accaduto, ancora oggi non abbiamo nessuna risposta. Intanto lo ringrazio, poi credo che ci sia la possibilità, anzi, una serata mai come questa serata, di poter raccogliere le domande di chi ci sta seguendo numeroso. E quindi io intanto, insomma, un primo intervento del coautore credo che abbia inquadrato in qualche modo, seppur in maniera superficiale per il momento, le motivazioni perché l'hanno portato a scrivere il libro e poi magari a descrivere quello che è veramente il sistema. Ma prima di tornarci, credo di sia doveroso cedere la parola al presidente Gajazza, a cui faccio subito una domanda io, poi vi lascio in pieno libertà di intervento. L'ha stupita, nel senso che ha letto nel libro probabilmente qualcosa che presumeva, sapeva, cioè perché chiaramente un profano come me che non è inserito nel sistema o comunque non fa parte, non è un procuratore, non è un magistrato, non è un giudice, non è un avvocato, leggendolo ho più volte strabuzzato gli occhi. E il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane invece come l'ha accolto questo libro e poi intervento assolutamente libero. Grazie intanto di essere con noi. No, grazie a voi. Intanto sono particolarmente lieto di essere in un covo di liberali, la definizione che ha dato, in un momento in totale controtendenza a vedere questa rivendicazione identitaria e questa iniziativa quasi militante, diciamo così, di ricostruzione di percorsi del pensiero liberale in Italia, anche se è una cosa molto preziosa. E soprattutto in un periodo nel quale pare che lo stiano diventando tutti, anche il ministro degli esteri, per esempio, e il Movimento 5 Stelle pare che sia, così dicono, e quindi adesso non lo so se lei vuole prendere delle iniziative giudiziarie da questo punto di vista, lo valuti lei, ma diciamo difendere l'identità è una cosa di enorme importanza, quindi mi fa molto piacere. Lei mi chiede se mi ha stupito il libro. Il libro naturalmente è di grande interesse, un libro coraggioso, è un libro che mette in fila dei fatti, e questo diciamo dovrebbe bastare. Quindi che lo diceva lei nella premessa, insomma, non è più la prospettazione di un punto di vista, ma è una cronaca. E quindi questo è il suo grande pregio, che io sia stato rimasto stupito del quadro che ne esce fuori, francamente, no, nel senso che ho solo trovato appunto il grande pregio di una conferma fattuale di cose che noi, di chi frequenta per la propria attività professionale questo mondo, conosce da molti anni. Il
quello che viene qui definito il sistema, come viene ben descritto, è una realtà con la quale ci misuriamo quotidianamente, soprattutto in quei processi, diciamo, politicamente sensibili, naturalmente. Processi che implicano conseguenze o possibili conseguenze politiche su organi istituzionali, sulle carriere di un ministro, sulle sorti di un governo, di una giunta regionale, di un sindaco, di un gruppo industriale. Queste sono, diciamo, le vicende sulle quali si concentra il sistema. Non riguarda la amministrazione minuta, diciamo così, della giustizia quotidiana, che insomma segue altre dinamiche, ha altri tipi di criticità, ma non queste. Diceva il direttore Sallusti, le vicende giudiziarie che incidono sulla vita democratica del paese. Sono caduti i governi per questo, ne sono stati costituiti altri, sono state distrutte o costruite carriere politiche, eccetera. Quindi nessuna sorpresa, solo tante, tante informazioni in più. Ora, diciamo, dobbiamo cercare di capire un po', di andare a comprendere quali sono le dinamiche che hanno reso e continuano a rendere possibile l'operatività di questo sistema. E intanto, diciamo subito, l'abbiamo detto noi come Camere Penali dal primo giorno, la vicenda di Luca Palamara non è la vicenda di un magistrato deviante. Luca Palamara è stato delegato ad interpretare un ruolo che è sempre esistito e, se le cose non cambiano, continuerà ad esistere. Lo si può fare un po' meglio, un po' peggio, in modo un po' più spregiudicato, meno spregiudicato. Il ruolo di, diciamo, di punto di equilibrio, di collettore, di colui che opera per la composizione di interessi nella organizzazione della giurisdizione, interessi di corrente, interessi politici, interlocuzione con la politica in senso proprio, è un ruolo diciamo, che non ha inventato Luca Palamara, al quale Luca Palamara è stato con ampio consenso delegato come materiale processuale e del libro dimostra ampiamente, e quindi ipocrisie che vogliano risolvere la questione come se fosse quella di un magistrato immeritevole della sua toga è una scena che non si può guardare, insomma. È una cosa che non ha nessuna prospettiva, nessuna speranza. Se la magistratura italiana non coglie davvero l'occasione per comprendere che è indispensabile affrontare i problemi, e quali sono, in sintesi, le procure, cioè anche dire la giurisdizione, le procure hanno assunto un potere squilibrato e sproporzionato nel contesto proprio dell'assetto democratico e costituzionale del paese. Questo squilibrio, diciamo, si è concretizzato, è esploso e si è espresso in modo, diciamo, decisivo nella stagione cosiddetta di Mani Pulite, dove la magistratura italiana ha compreso l'importanza di operare con il consenso della pubblica opinione,
Il passo successivo è stato l'abbattimento dell'articolo 68 della Costituzione, una scelta sciagurata che ha abbattuto lo strumento di separazione tra i poteri politico e giudiziario che i nostri padri costituenti avevano voluto e concepito, comprendendo che solo ponendo un argine alla, diciamo, all'espandersi del potere giudiziario su quello politico, questo avrebbe garantito l'equilibrio democratico. E quindi, diciamo, queste due tappe e poi un percorso segnato di una, di un potere che è a tutto tondo un potere politico. Ora, perché decide i destini, che abbiamo detto, delle istituzioni democratiche. Allora, qual è il vero problema? Il problema è che si tratta di un potere irresponsabile. È l'unico potere che esercita se stesso e non risponde a nessuno. Qui non è nemmeno, perché diciamo, possiamo dire che la materia penale è una materia in sé politica. E se bisogna scegliere se iscrivere o non iscrivere il registro degli indagati, quando iscriverlo, come qualificare quel fatto, come individuare i correi, se qualificarli correi o testimoni a conoscenza dei fatti, sono scelte, starei per dire, naturalmente politiche. Cosa è che rende grave questo squilibrio e quindi determina l'assestarsi del sistema secondo le dinamiche perverse che sono state denunciate? È l'irresponsabilità. Non c'è un magistrato che risponda di quello che fa e delle proprie scelte. E non stiamo parlando della responsabilità in termini risarcitori, non ce ne importa nulla in questo momento. Noi parliamo della responsabilità professionale. Cioè, questo è l'unico paese al mondo che non si occupa del merito della carriera del magistrato. Perché il sistema di avanzamento delle carriere, i controlli di professionalità quadriennali sono positivi al 99,6%, quindi non esistono. Questa assurdità che nasce da un'idea ricattatoria dell'indipendenza del magistrato, dice: tu, se io mi dai un capo dell'ufficio che mi controlla e che dice questo è bravo, non è bravo, ha saputo fare, non ha saputo fare, ha fatto dei guai, è straordinario, e tu metti in mano la carriera e quindi la mia indipendenza in mano al capo dell'ufficio, al Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi in nome di questo impazzimento si è eliminato di fatto. Qual è il risultato? Sono tutti uguali, sono tutti bravi, vanno avanti. Quando devi scegliere, veniamo al libro e a quello che racconta e alle dinamiche, perché se no, ripeto, giriamo intorno e non andiamo dentro il problema. Quando devi scegliere il capo dell'ufficio di una procura, ti si presentano 8 candidati che hanno dei curricula più o meno equivalenti. Cioè, quindi, quale dovrebbe essere? Lo chiedo anche a quei magistrati, ed è un fatto comunque positivo, sia ben chiaro, non è che, ma penso ai 67 magistrati che hanno scritto al presidente Mattarella, eccetera, eccetera, però io non ho neanche ben capito come loro penserebbero di ritornare ad una valutazione di merito e all'abbandono di criteri vicari rispetto al merito, che sono quelli politici, in senso proprio o in senso, in senso, diciamo, formale, starei quasi per dire, ma anche in senso sostanziale. Pensate, la scelta del procuratore di Roma è stata fatta, ma dichiaratamente, il tema della continuità con la politica, diciamo, con la gestione della procura del dottor Pignatone. Ma io mi chiedo che cosa significhi.
Cosa significa nominare un procuratore in continuità con quello precedente? Continuità di che cosa? Continuità di un orientamento, che è un orientamento politico. Ma non è che ce n'è uno migliore, uno peggiore, uno che ha questo... Siamo più o meno lì. Allora i criteri saranno necessariamente dei criteri di appartenenza correntizia, di orientamento culturale, di continuità o discontinuità con il precedente. Quindi è inutile che giriamo intorno al problema. Non ci sarà soluzione se non si aggredisce il problema della carriera, del merito e quindi della responsabilità. Altri sistemi risolvono il tema della responsabilità in altri modi, ma lo affrontano e lo risolvono. O il giudice è elettivo, soprattutto il magistrato, parliamo sempre delle procure, perché il problema è innanzitutto quello. Quindi, o sono elettive, i sistemi americani, per esempio, quindi rispondono ai propri elettori e quindi fanno una campagna elettorale. È un discorso chiaro, indicano quali saranno le priorità, quali saranno gli obiettivi, si sa che quel procuratore farà in un certo, la sua politica giudiziaria avrà un segno piuttosto che un altro, è limpidamente dichiarato e ne risponde all'elettore. Oppure le procure sono inserite, diciamo, nel potere esecutivo in quanto dipendono dal ministro di giustizia. E quindi seguiranno gli orientamenti politici della maggioranza di governo che esprime il ministro della giustizia. Noi preferiremmo che ci fosse una responsabilità di tipo perlomeno professionale, per cui ogni 4 anni si possa chiedere al pubblico ministero, dopo in 4 anni, benissimo, quante inchieste hai aperto tu? Quante ne hai portate a termine e con che risultati? Beh, facciamo un bilancio, vediamo se sei capace di fare il tuo lavoro. Tu, GIP, quante ordinanze di custodia cautelare hai firmato? 150. Quanto sei costato in termini di ingiuste detenzioni? Troppo. E quindi vai a fare i decreti ingiuntivi da qualche altra parte. Ecco, questo sarebbe, ci sarebbe molto altro da dire. Adesso mi sono anche, un'ultima, mi sono anche... trattenuto troppo. Un'ultima per dire che noi dobbiamo trovare le soluzioni di sistema. Sì, voglio fare solo un altro esempio. I distacchi dei magistrati ogni volta che viene nominato un nuovo governo. Ogni volta che viene nominato un nuovo governo, quasi 200 magistrati vengono distaccati presso l'esecutivo. Altra cosa unica al mondo. Non esiste in nessun altro paese del mondo una cosa del genere. Giustamente, perché sapete, la separazione dei poteri, insomma, renderebbe benissimo. Di cui 100 al Ministero di Giustizia, che quindi diventano i gestori del Ministero di Giustizia nei ruoli chiave. Come avvengono? Questo facciamocelo raccontare da Luca Palamara. Come avvengono i distacchi? Così, per chiamata, per simpatia? O ci si mette attorno a un tavolo anche con ANM e si dosa per benino, se il governo è di sinistra, se il governo è di destra, io mi prendo quello, io ti porto quello. Benissimo, è chiaro, ovviamente così, con equilibri interni alle correnti, 7 ne mando là, 4 lo mando lì, quello li riequilibra al Ministero degli Esteri, al Ministero di Giustizia. E come si può pretendere che la politica non chieda il conto? Si tratta con la politica, col governo, ogni volta che viene nominato un governo, si tratta la sorte di 200 magistrati. Come possiamo come vogliamo invocare una verginità politica poi dopo, o una indipendenza dalla politica, se si brama questo tipo di soluzione, la si difende? Non sentirete mai un magistrato dire piantiamola con i distacchi presso l'esecutivo. Ecco, questo per dire, ma altro potremmo dire, che oltre alle importantissime informazioni e sulla base delle informazioni importanti che questo libro ci dà, dobbiamo avviare una riflessione di riforma di sistema, davvero di sistema. Tanto grazie, il dottor Palamara mi ha scritto che deve purtroppo assentarsi per una decina di minuti e quindi noi proseguiamo con la riflessione e siccome vedo che c'è collegato qualcuno che aveva, come dire, la possibilità di parlare, se mi date un secondo,
Adriano Teso è collegato e credo abbia la possibilità di parlare adesso. Parlo o mi vedo anche? Mi sentite? Adesso ti metto a membro e così dovremmo riuscire a vederti. E si vede. Dovremmo riuscire a sentirti. Vabbè, poi se appare l'immagine, vedo che c'è il quadratino. Signori, buonasera a tutti. Caro Alessandro, buonasera. Giusto per presentarmi, io il libretto tuo qua ce l'ho e via. Una cosa rapidissima, sulla giustizia ci sarebbe tanto da dire, l'avete detto voi, lo dice... Ah, forse qui c'è una via video. Eccolo qua. Eccoli. Mi vedete? Sì, assolutamente sì. Eccoci. Stavo dicendo, ci sarebbe tanto da dire, ci sono tanti episodi. Ce n'è uno, ma è semplicemente un esempio che mi secca tantino. Io sono un risparmiatore, un cassettista, non speculo in compravendita di borsa. Quando compro un'azione è come se comprassi l'azienda intera, studio il bilancio e così via. Non so se è il caso di fare nomi, ma... È possibile, ma sì, facciamo, perché tanto li ho denunciati. Ho denunciato il consiglio d'amministrazione, il collegio sindacale, la Consob, Banca Italia, perché dovevano essere tutti controllori. Quindi Unipol, grande azienda delle cooperative e così via, miliardi di fatturato, bilanci falsi. Cioè, facendo il risparmiatore in un anno, due anni, quando sono stati costretti a ritoccare il bilancio, ho avuto una perdita considerevole anche per me dell'80% e non è andato tutto a finire in niente. Due avvocati hanno rinunciato per certificare le magagne. Ho dovuto prendere una società di revisione inglese perché quegli italiani scappavano. Io credo che avessero un po' paura, e alla fine il tutto è stato portato a Milano e un PM milanese ha messo le cose nel cassetto dicendo: beh, ma se la Consob non ha detto niente, per noi è il referente per i bilanci. Ma se volete vi faccio l'elenco di grandi sistemi finanziari e bancari dove qualche presidente è andato in galera. Ma a me pare di no. E quanti risparmiatori hanno pianto e piangono, e ne conosciamo tanti, perché gli è stato portato via tutto. E qualche dubbio può venire. Un'altra cosa che mi tocca da vicino e mi secca particolarmente è la giustizia del lavoro. Ma è possibile che un giudice del lavoro possa essere lui a dire se un dirigente, un collaboratore va bene o non va bene, e quindi se lo posso licenziare o meno? Ma facciamo fatica noi a valutarlo, a controllare. Dico, trovare dei collaboratori in gamba è l'essenza dello sviluppo aziendale. Non è che assumiamo e cacciamo le persone così perché ci divertiamo. Abbiamo un contratto, sì. Scriviamo nel contratto, io vorrò scrivere nel contratto che se non mi vai bene, con un giorno di preavviso cessiamo. Lui vorrà scrivere che vuole 5 anni, benissimo, lo scriviamo nel contratto e come per qualsiasi fornitore di servizi, perché qualsiasi collaboratore è un fornitore di un servizio che ci siamo detti che avrebbe fornito, come qualsiasi fornitore lo si cambia. Anche perché il tutto è una tale evoluzione che se qualcuno non si aggiorna in una concorrenza ormai mondiale, ecco, questi sono due episodietti, ma credo che Alessandro ne ha visti e ne vede tutti i giorni e ne ha raccontati. Ognuno di voi ne vede e poi, insomma, è possibile che quando un magistrato vede le sentenze risistemate per 1, 2, 3, 4 volte, quindi gliele riformano,
non venga mandato a fare un altro mestiere. Ma dico, ma scherziamo? Che se continui a sbagliare perché i tuoi magistrati superiori dicono che quella sentenza era sbagliata, e beh, caro mio, vai a fare un altro mestiere. Quello. E anche i PM dovrebbe essere che i pubblici ministeri sono l'avvocato dell'accusa e abbiano gli stessi accessi, diritti, distanze con chi giudica come l'avvocato della difesa. Insomma, mi pare che a volte i PM e su queste cose 30 anni fa il sistema confindustriale, siccome già le dicevo tanti anni fa queste cose, mi dice, ma occupatene un po' tu, certo anche l'industria deve mettersi a fare le cose meglio, e allora vengo invitato ai comitati per l'ordine pubblico che si tenevano in prefettura, dove però i magistrati ovviamente non c'erano perché non fanno parte del sono una categoria indipendente. Benissimo, e allora chiamo l'allora Borrelli, capo dei procuratori di Milano, e gli dico, senta, io per carità rappresento una categoria, quella degli industriali, che ha molte cose da sistemare anche in casa sua, però guardi che anche la giustizia, che sia tempestiva, giusta e quant'altro, avrei qualcosa da dire. Se vuole chiamare qualcuno, perché stenografi, firmiamo e quant'altro, no, mi dica, e gli racconto un po' di marachelle che amicizie fra avvocati e giudici di allora combinavano, perché poi adesso sono segreti di Pulcinella, no? Ecco, siamo rimasti amici, credo di essere l'unico imprenditore che ha fatto un necrologio quando è morto poco tempo fa, perché ci siamo sempre salutati cordialmente, mi ha sempre rispettato e così via, pur andandogli a dire cose sgradite. Allora, nel programma del centrodestra, scritto 25-28 anni fa quando abbiamo fondato Forza Italia, riscritto, rifirmato qualche anno fa quando il centrodestra si è ripresentato tutto unito, c'è nei primi posti la sistemazione della magistratura. Una nazione senza una magistratura eccellente che funziona bene non è un paese civile. Vediamo come possiamo farlo. Io per qualsiasi cosa c'è da fare, portare anche il vassoio del caffè a tavoli che parlano di queste cose, sono a disposizione. Grazie Adriano, come al solito. Allora andiamo. Grazie. Allora, volevo magari, se fosse possibile, direttamente, come si chiama, un secondo intervento del dottor Palamara, che vedo che è tornato. Sostanzialmente, diciamo, la domanda principe è: c'è qualcosa che non rifarebbe? C'è qualcosa che ritiene lui? Perché nel racconto del libro, diciamo che descrive il sistema, ma non mi sembra, perlomeno magari è un'impressione mia, che dopo averne fatto parte, diciamo, lo condanni. Quindi non so se sono riuscito a spiegarmi, cioè essendone stato in qualche modo poi vittima, è un qualcosa che è negativo, è fisiologicamente così, non può che essere così, c'è qualcosa che non rifarebbe, qual è la parte peggiore che ha vissuto? Ho disattivato il microfono perché sennò si sentivano, quindi dottor Palamara, se si rimette l'audio, prego. Eccomi, a posto? Sì, no, io dico, il sistema, io ho inteso raccontarlo prima di tutto, raccontare i fatti per dare agli altri la possibilità di giudicare, perché poi non è che devo giudicarmi da me stesso. Io ho fatto parte di un sistema, non lo rinnego, il sistema interno alla magistratura però era quello, su questo bisogna essere realisti. Io ho una carica rappresentativa della corrente più importante all'interno della magistratura, numericamente, non ideologicamente, perché la corrente più importante ideologicamente è un'altra, che ha una funzione di orientamento culturale all'interno della magistratura.
Questo ovviamente è il mio punto di vista ancorato a un'esperienza diretta. In questo sistema io mi sono relazionato con i rappresentanti degli altri correnti, secondo uno schema che è tipico del nostro paese italico. In politica viene chiamato Cencelli, in magistratura si sostanzia in degli accordi tra i rappresentanti delle correnti per individuare quale debba essere il miglior procuratore in un ufficio giudiziario, secondo quello che raccontava prima l'avvocato Gagliazza. Questo era il sistema all'interno del quale io ho operato, mi sono relazionato e mi sono confrontato con gli altri. L'ho fatto bene, l'ho fatto male, l'ho fatto secondo quelle che erano le regole del gioco, senza mai significativamente alterarle. Confrontandomi con la politica, sì, confrontandomi con la politica, perché funzionava in questo modo. E siccome la politica è presente all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, tant'è vero che la componente laica è eletta da una maggioranza e da una minoranza parlamentare, anche oggi, anche domani, anche stasera, i laici che fanno parte del Consiglio Superiore della Magistratura sono eletti dall'allora Partito Democratico, dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle. Questo avviene. Io mi relazionavo con loro e mi relazionavo direttamente con i loro referenti politici. Questo ho fatto all'interno del sistema della magistratura, con un'idea però di fondo, che non è che l'idea del riformismo, del cambiamento, l'ho maturata solo dopo che sono rimasto vittima, diciamo, del Trojan all'interno dell'Hotel Champagne. Che il sistema dovesse essere migliorato, affrontato, riformato, era una discussione costantemente presente all'interno della magistratura. L'avvocato Gagliazza, da profondo conoscitore del sistema qual è, ha posto un'altra domanda fondamentale. Ci spieghi come avviene la nomina dei fuori ruolo al Ministero? Secondo voi come avviene? Con un rapporto diretto con il mondo della politica. Il magistrato che va al Ministero non è che viene chiamato perché è il più bravo, il più tecnico di tutti. Sicuramente deve avere dei doti e delle capacità tecniche. Ma purtroppo, ormai non lo dico io, lo dicono le mie chat che sono diventate di dominio pubblico, altro grande tema che secondo me in un paese democratico dovrebbe porsi. Io non è che ho problemi ormai che si discuta pubblicamente delle mie chat, però qui è presente appunto l'avvocato Gagliazzi in qualità di presidente delle Camere Penali. Ma è mai possibile che oggi la nomina di un presidente del Tribunale o di un procuratore della Repubblica debba avere come elemento discriminante il fatto che abbia o meno interloquito con me in una conversazione chat? Quando un articolo della Costituzione, l'articolo 15, uno degli articoli basilari per chi si approccia al mondo universitario di giurisprudenza, rende segrete la corrispondenza tra due soggetti. Cioè, io dico, è possibile che stiamo vivendo una cosa del genere? È possibile che oggi, solo per darvi un elemento in più, ci sono 27 magistrati che fanno i presidenti del Tribunale, i procuratori della Repubblica, che hanno cariche importanti, che vengono processati disciplinarmente perché niente po' di meno interloquivano con me chiedendomi di nominare Tizio anziché Caio, perché gli altri che facevano? Perché secondo voi il sistema funzionava solo interloquendo con le chat? Pensate che non ci siano state 1000 telefonate che mi sono arrivate in ufficio o gente che bussava alla mia porta e che invece di scrivermi una chat ha preferito parlarmi a voce? Cioè, io penso che se adesso non si ferma questo, tra virgolette, questo festival dell'ipocrisia e non si affronta seriamente il problema, che ormai è venuto fuori non solo perché c'è stato il libro che l'abbiamo raccontato, ma perché comunque il Trojan, le chat hanno disvelato un sistema di fronte al quale la discussione da fare è quanto è attuale, quanto ancora va bene questo meccanismo interno alla magistratura che è imperniato sulle correnti e che di fatto sacrifica chi è all'esterno e che caratterizza anche dal punto di vista ideologico e politico le nomine e conseguentemente i processi, senza farci mancare nulla. Ci sono stati chat che hanno riguardato, e questo non è che me ne nascondo, sono accadute anche uomini politici attualmente sottoposti a processi penali. Io che cosa racconto? Racconto il clima nel quale quel
come dire, quelle decisioni sono state prese, esiste all'interno della magistratura. Allora, io penso che anche alla luce dell'ultimo intervento che ho ascoltato, c'è un altro grande tema da affrontare. Nel 1993 è venuta meno una linea di confine tra politica e magistratura, allora quando il Parlamento ha tolto l'autorizzazione a procedere. La doverosa indagine della magistratura sul potere politico, perché è doverosa, non è che in uno Stato di diritto si può dire alla magistratura di non indagare, deve farlo, ma venendo meno la linea di confine, l'indagine, quell'indagine viene strumentalizzata. Non diventa più un'indagine per accertare un fatto, per ricostruire i fatti nel processo, ma diventa un'arma da usare contro un avversario politico. Questo secondo me non va più bene. Al di là di quello che ha riguardato me, e questo lo dico non solo perché è accaduto la mia vicenda, io lo dicevo all'interno, e la frase di continuità e discontinuità di cui prima si è fatto riferimento, che caratterizzava la nomina del procuratore di Roma, riguardava questi temi, questi discorsi, che erano oggetto di discussione interna. Oggi anche le discussioni non possono essere più fatte. Io penso che su questo invece una riflessione seria debba essere fatta. Io, intanto, per chi non ha letto il libro, credo che possa meritare una spiegazione di che cos'è, qual è il ruolo del cecchino, che viene ripetuto ripetutamente nel... Bisogna chiedere al direttore Sallusti. Che cos'è la regola aurea del 3, perché sono cose che, come dire, credo che siano utili che vengano spiegate a chi il libro non l'ha ancora letto, inducendolo poi all'acquisto e poi alla lettura. Il cecchino è una mia, come dire, licenza poetica, anzi devo dire che il dottor Palamara era abbastanza scettico sull'uso di quel termine. Non dico che ho dovuto insistere per lasciarlo, perché ovviamente il dottor Palamara doveva autorizzare, essendo lui che parlava, doveva autorizzare. Alla fine si è convinto che dava l'idea, è un termine anche un po' così, insomma, un po' forte, ma che dava l'idea di quello che il dottor Palamara raccontava, cioè quando qualcuno all'interno della magistratura si mette di traverso al sistema o vuole scavalcare il sistema o non rispettare le leggi, cioè si candida in un certo posto anche se le correnti non vogliono, cioè vuole fare una roba, che un'inchiesta che le correnti non vogliono fare, eccetera, eccetera. Ovviamente la sto un po' semplificando, ma non sono né un magistrato né un avvocato, posso permettermelo. Arriva il cecchino. Chi è il cecchino? Da qualche scaffale, armadio di qualche repubblica sparsa per l'Italia, spunta una intercettazione, un'informativa che era sepolta perché di sé assolutamente irrilevante, inutile, ma che riguarda l'interessato. Siccome, come dire, questo giochino può essere fatto su chiunque di noi. Se intercettassero le mie telefonate potrebbero fare un faldone così e poi ogni giorno buttarne fuori uno. Spunta fuori sempre qualcosa che mette in cattiva luce, scredita il malcapitato di turno, che quindi con la coda tra le gambe deve ritirarsi dalla contesa o deve ritirarsi dall'inchiesta, perché è successo anche su inchieste. È successo con De Magistris, è successo con la Forleo a Milano, è successo con ancora a Milano con, oddio, mi sfugge il nome. È successo più volte. E questo è il cecchino, cioè è un'opera di... Dottoressa Forleo, secondo me, voleva dire lei. Uno era la Forleo, no, lui, l'altro era il rivale... Certo. Oddio, adesso mi sembra... Sì. Aspetta, che mi sono perso pure... Perché siamo giovani. Sì. De Magistris. No, De Magistris, no, a Milano. Non ho capito. A Milano. Robledo. Ero distratto. Quindi sia sulle nomine che sulle inchieste, quando qualcosa va in maniera contraria alla volontà del sistema, accade qualcosa, spunta fuori qualcosa che mette fuori gioco questa persona. Però se mi permettete, visto che siamo in casa liberale,
io mi chiedo dove sono i liberali d'Italia. Perché ne parlate voi che siete degli eroi, che avete tutta la nostra ammirazione nei vostri forum, nelle vostre pubblicazioni, nei vostri interventi, vi fate in 4, in 12, in 27. Però insomma, noi abbiamo anche noi come liberali, non come aderenti a un partito, abbiamo una rappresentanza parlamentare. Sai che non mi ricordo. Pronto? Mi sentite? Ah, sì, Urco, sì, sì, ecco, sì, sì. Vabbè. Mi sentite? Quella, mi ha fatto sì, bisogna parlare, chiudere il microfono. Ah, qualcuno che ha il microfono aperto. Credo che Adriano Teso abbia ancora il microfono aperto. È il solito Adriano che aspetta, fa che stanno parlando di me. C'è il microfono acceso. Esatto. Sì, vi sento io. Noi liberali. No, l'ho disattivato io adesso. A posto. Perfetto. Noi liberali, liberali d'Italia. Direttore, è sparito il suo audio adesso, scusi, ma perfetto. Dicevo, i liberali dovrebbero avere una rappresentanza politica in Parlamento, disseminata in vari partiti. Io non sto dicendo un partito unico, poi ci sono i socialisti liberali, i centristi liberali, i liberali riformatori, i liberali conservatori, la famiglia liberale. In politica è una famiglia molto ampia, è tutta da rispettare, perché poi ognuno ha le sue idee, non è che tutti devono avere la stessa idea. Però se togliamo quei pazzi scatenati dei radicali che hanno provato a fare un casino infernale col dottor Palamara, in parte ci sono riusciti, ma in Parlamento i radicali contano come due di picche. Allora, di fronte al contenuto di quel libro, che non solo mette in discussione la trasparenza della magistratura, eccetera, eccetera, ma mette in discussione le libertà fondamentali, tra le quali quelle politiche di questo paese, io mi sarei immaginato che saltassero su in 4 in Parlamento e dicessero: signori, fermi tutti. Ma cos'è sta storia? Chiamiamo il dottor Palamara, chiamiamo il dottor Sallusti, perché i casi sono due. O questi due signori sono pazzi che vanno o arrestati o internati, oppure qui viviamo in una democrazia truccata e quindi illiberale. E noi liberali queste robe non possiamo permetterle. Ma secondo voi questo è accaduto? Non dice no, però c'è il Covid, però c'è Draghi, però c'è qui, però c'è... Ma è possibile che ci sia sempre qualcosa di superiore alla difesa delle libertà fondamentali, dei principi liberali? Perché ogni volta c'è qualcosa di superiore. E una volta non si può fare perché sennò ti arrestano Berlusconi, e una volta non si può fare perché sennò ti arrestano Salvini, e la volta dopo non si può fare perché c'è il Covid, e poi non si può fare perché c'è Draghi, cosa vuole, c'è Draghi, non possiamo fare casino con Draghi. Ma sti liberali, ma un po' di casino vorrebbero, non potrebbero farlo? Perché sennò, capisci, ce la meniamo noi alla sera in modo molto interessante e molto utile. Perché se questo libro ha venduto quello che ha venduto è perché quello che noi sosteniamo alla gente interessa. Però bisognerebbe riuscire a fargli fare un salto politico a questa cosa. E invece, ma vi rendete conto, e chiudo per non annoiarvi, che i tre principali quotidiani italiani, Corriere, Repubblica e Stampa, se togliamo il Corriere il primo giorno per un piacere personale che si usa tra colleghi e amici che mi ha fatto il direttore Fontana, che ha dato notizia dell'uscita, non hanno dato la notizia dell'uscita del libro, non dico il contenuto, che già lì sarebbe una roba da marziani, ma neanche non hanno informato i loro lettori che questo libro esiste ed è in libreria. Sono costretti a farlo al sabato e la domenica quando pubblicano l'inserto libri, perché essendo in cima alle classifiche devono pubblicare la foto, secondo me gli girano anche le palle, ma non è che possono taroccare anche le classifiche dei libri. Però il fatto che i giornali non ne parlino, che i giornali... questo è un ulteriore elemento di prova di quello che ci racconta in questo libro il dottor Palamara, che l'informazione è parte del sistema. L'informazione è stata parte di questo sistema, è stata complice di questo sistema. E quindi se ne sta ben lontano dal denunciare una cosa di cui lei informazione
ha partecipato e ha avuto un ruolo, secondo il dottor Palamara addirittura, visto da qui lo vedevo e lo capivo e gli davo una certa valutazione. Alla luce di quello che dice il dottor Palamara, l'importanza dell'informazione in questo sistema è stata addirittura superiore a quella che immaginavo. E qui veniamo alla regola del 3, che nessuno ancora spiegato. La regola del 3 è uno dei 3 dell'informazione, ma l'hai detto tu in apertura. La regola del 3 è che un buon procuratore della Repubblica, un bravo procuratore della Repubblica, assistito da bravi agenti di polizia giudiziaria, che sono gli investigatori che fanno, fanno le inchieste, e che il dottor Palamara nel libro in alcuni casi non esita a definire una polizia privata che non risponde a nessun altro se non al procuratore. Se poi questi signori hanno qualche, come è probabile e possibile, hanno qualche aggancio con i servizi segreti, e soprattutto se questi signori hanno un ottimo rapporto con almeno un paio di giornalisti, beh, questo team di lavoro, dice il dottor Palamara, ha più potere di un governo del Parlamento, perché è in grado di fare e disfare qualsiasi cosa. Nel frattempo sono collegati sia il procuratore della Repubblica di Lodi che la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lodi. Oddio, ho rischiato tanto. No, beh, ma la sta buonasera, procuratore. Io volevo, come dire, a un certo punto, prima di appunto cedere la parola, magari se qualcuno vuole intervenire, la domanda molto semplice. Quindi cosa c'è da fare? Quali sono le soluzioni per evitare quello che credo siamo tutti d'accordo di considerare un problema? E il dottor Palamara ha usato il passato nel descrivere il sistema, ma temo che non sia molto, non in vigore tuttora, è qualcosa di strutturato che prescinde ed esula dalla presenza e dal protagonismo del dottor Palamara. Quindi quali... Il sistema, non ne parlo, il sistema esiste, ne possiamo parlare al presente, tant'è vero che non lo dico io, ma le dicono importanti e recenti sentenze del giudice amministrativo. Mi riferisco, al di là di quella relativa al procuratore di Roma, a quella relativa ai componenti della scuola superiore della magistratura, ha evidenziato la permanenza delle stesse problematiche di cui abbiamo fino a questo momento parlato, sottolineando che le nomine non possono essere caratterizzate dal meccanismo dell'appartenenza, ma devono privilegiare il merito. Purtroppo sono problemi che, a mio avviso, oggi necessitano di un serio intervento riformatore. Lo dico e non ho difficoltà a dirlo: quando ero presidente dell'ANM, la riforma più temuta da presidente dell'ANM, quindi da uomo delle correnti, era il sorteggio, perché il sorteggio avrebbe in qualche modo scardinato l'attuale sistema correntizio. Parlare di superamento del meccanismo delle correnti attraverso l'ennesima riforma della legge elettorale non risolve il problema, tanto per essere chiari. Allora, se si vuole fare una discussione, io non dico che il sorteggio è la panacea di tutti i mali, però se uno vuole mettere sul tappeto i problemi e dire il sistema delle correnti, che sicuramente può essere stato malinterpretato da Luca Palamara, questo ovviamente ognuno è libero di farlo, necessita di un momento di rivisitazione seria? Allora, se lo necessita, bisogna anche mettere sul tavolo, affrontare seriamente il discorso del sorteggio, oppure della sezione disciplinare esterna al Consiglio Superiore della Magistratura, oppure di una seria riforma dei meccanismi di valutazione di responsabilità dei magistrati, oppure del rapporto tra pubblico ministero e giudice. Queste sono riforme di impatto sul sistema che potrebbero dare e avventurare il sistema diverso. Io dico, e lascio la parola agli altri, che se per 60 anni, perché ormai le correnti hanno un'età di circa 60 anni, c'è stata sempre una determinata classe dirigente che ha governato la magistratura, magari alternandosi, essendo di più caratterizzata da un'alleanza tra il centro e la sinistra, quando l'alleanza che mi ha visto protagonista è andata a destra, poi sono arrivati i problemi che sono arrivati. Però voglio dire, perché non proviamo ad investire su una nuova classe dirigente interna alla magistratura, quelli che in questi anni sono rimasti totalmente fuori dal sistema
che è un sistema oligarchico di potere, che sarebbero gli stessi giudici che però domani fanno il procedimento per uno sfratto, per una separazione, per una corruzione, per le misure di prevenzione, che però non facendo parte del meccanismo correntizio non possono gestire il potere. Proviamo, valutiamolo. Questi sono, secondo me, i temi che con coraggio andrebbero affrontati, e senza, ovviamente, per quanto mi riguarda, esimermi dalla possibilità di raccontare fatti e vicende mai vissute in qualunque sede istituzionale mi venisse richiesto. Sì, diciamo che quando poi sono state proposte queste misure, queste riforme, c'è stata una sollevazione probabilmente anche della NM, eccetera, perché non è che sono... Assolutamente cosa... sì, perché... Ma la NM ha per statuto... Cioè, io sono solo presidente, non è uno... L'NM deve difendere l'esistente, lo status quo. Io da presidente dell'NM, come lei mi chiede e mi ha chiesto più volte nell'intervista il direttore Sallusti, non è che rinnego le posizioni che ho avuto, ma la posizione del presidente dell'NM deve difendere l'orticello, deve difendere e posto a tutela di quel giardino. E quel giardino deve impedire che in qualche modo venga... minimamente messi in discussione. Presidente Cagliazza, credo che meriti un commento anche il suo, ecco, soprattutto sull'ultima. Scusate parte. La schiettezza, dicevo. No, ma questa è una grande dote, che sia fisiologico o necessario solo proprio per il ruolo. Presidente, a lei. No, ma io l'ho detto già prima, è un problema di riforme ordinamentali strutturali che vanno a cogliere quei punti che avevo messo in evidenza, quindi riintervenire sui meccanismi valutativi della carriera del magistrato per responsabilizzare il magistrato rispetto agli atti che compie. Certamente voi sapete la nostra posizione storica, che è quella della separazione delle carriere, perché diciamo, noi dobbiamo, questo paese ha bisogno sicuramente di un magistrato indipendente dalla politica, ma anche del giudice indipendente dal pubblico ministero. Cioè un giudice che sia messo nelle condizioni strutturali, cioè ordinamentali, di essere indifferente alle sorti dell'inchiesta che lui poi è chiamato a giudicare, indifferente al costo che una procura potrà pagare se il suo giudizio, il giudizio del giudice del dibattimento, dovesse dichiararne l'infondatezza. Noi oggi rimettiamo questo possibilità e questo esito, non voglio dire all'eroismo, perché non mi piacciono le retoriche del giudice, ma insomma dobbiamo trovare giudici straordinariamente strutturati per dire con le loro sentenze all'esito di un dibattimento: hai arrestato Ottaviano Del Turco e tutta la sua giunta determinandone la decadenza, nuove elezioni, un governo diverso, disegno diverso. Quindi hai sconvolto la vita istituzionale e democratica del paese con un arresto fondato sul nulla. Io lo devo dire nella mia sentenza. Insomma, guardate, ci vuole. Allora, come poi, ho fatto un esempio che mi è caro, non mi piace parlare di Mievice, però diciamo ormai è storia vecchia, anche se dolorosa. Cioè devi trovare dei giù per cui poi ti assolvono qua, ti assolvono là, ti assolvono, però un pezzettino te lo mantengono, perché così, insomma, no, che quello che è successo, ma è una parabola, è successo lì, sappiamo che succede. Giusto per non fare sempre esempio sulla politica, grandi processi ambientali, Eternit, è nato
sapendo tutti perfettamente che i reati che si perseguivano fossero già prescritti nel corso delle indagini. Abbiamo un procuratore che dice no, e adesso non ci perdiamo nel dato tecnico, sostiene una tesi insostenibile, sentenza di condanna di primo grado, sentenza di condanna di secondo grado, è dovuto trovare giudici di Cassazione con le parti civili fuori, con i manifesti che dicevano il dolore, eccetera, eccetera, che hanno avuto la forza, chapeau, di dire, lo sapete una cosa? Era già prescritto durante le indagini, travolgendo tutti i risarcimenti dei danni, due sentenze di condanna, una specie di rivolta popolare. Allora, noi questo non lo possiamo attendere solo dalla straordinaria statura di qualche giudice. Dobbiamo vederlo garantito strutturalmente. E il modo per garantirlo il più possibile è che il giudice non abbia nulla a che fare col pubblico ministero. La sua storia professionale non può avere nessun tratto comune con quella del pubblico ministero. Il pubblico ministero deve avere un giudice disciplinare diverso dal giudice. E quindi due CSM è nella nostra proposta. È nella nostra proposta. Perché? Altrimenti, che cosa ci raccontano le carte del libro? Che magistrati che si occupano di reati di pubblica amministrazione in una importantissima procura italiana fanno le cene con i giudici delle sezioni che giudicheranno i reati pubblica amministrazione, e sono una combriccola che si vedono come al solito, che si autodefiniscono una banda, no? Dico bene, cito bene, chiedo al dottor Palamà, immaginate l'imputato che capisce che stanno parlando di lui, cosa deve pensare? Quindi, ma qui non è il problema dell'andare a cena insieme o di prendere il caffè, quella è una conseguenza. Il problema è che bisogna avere storie professionali diverse, il che naturalmente è la normalità nei paesi, nella gran parte dei paesi democratici. Cioè, l'unicità della carriera appartiene con tutto il rispetto, voglio dire, ma che posso dire, Turchia, Bulgaria, cioè le grandi democrazie contemporanee hanno sistemi a carriere separate. Quando non ce l'hanno a carriere separate, hanno il PM di comunque, Francia, dipendente dal ministro. Cioè ci sono delle linee, diciamo così, che separano. E noi, se non andiamo, non lo affrontiamo questo tema. Quindi, queste sono le risposte che devono essere di divieto dei distacchi dei magistrati presso l'esecutivo. Divieto, punto, fine. Perché il capo di gabinetto del ministro di giustizia deve essere un magistrato? Me lo volete spiegare? Ma dove sta scritto? Ma perché non può essere un funzionario di carriera uno che fa di mestiere? Perché? Perché deve succedere solo in questo paese? In nome di che cosa? Cioè, qual è il valore? Ecco, questo io vorrei. Giriamola dall'altra parte. Qual è il valore che si afferma, che si garantisce consentendo che un magistrato viene tolto dal suo lavoro e messo a gestire con ruoli di primaria responsabilità? Mi permetto di interloquire. Emerge molto bene anche dal libro, perché già questa, condivido pienamente, è un'anomalia, ma ancora più anomalo è che poi quel capo di gabinetto torni a fare il magistrato. Certo. Perché avendo fatto il gabinetto di un ministro politico dentro una maggioranza politica, un'alleanza politica, e come ben ci ha raccontato il dottor Palamara, tornerà in magistratura grazie all'appoggio di quella parte politica, alla pressione di quella parte politica nel posto dove vuole tornare, beh, un minimo di riconoscenza è umana, no? Quindi si aggiunge anomalia ad anomalia. È così. Vabbè, i casi li abbiamo,
li abbiamo raccontati, sono presenti. E si aggiunge questo probabilmente il grande tema che è un po' che è scomparso, dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel senso che non so quale l'aspetto sia più inquietante del libro, se è quella della, come dire, la logica spartitoria nelle nomine a vari livelli, oppure la fisiologica commistione, fisiologica probabilmente per l'Italia, tra magistratura e politica, con parte della magistratura che si sente addosso un compito salvifico anche di correzione spesso degli esiti democratici elettorali, che probabilmente sentirla al netto di chi da centrodestra, dai liberali di centrodestra, ma in generale l'hanno sempre sottolineato, sentirlo da un protagonista, la stagione, come dire, l'ultima di Berlusconi, anche questo è un altro aspetto che inquieta. Quindi questa cosa magari non l'abbiamo ancora toccata, insomma. C'è una parte, c'è stata, c'è una parte che la vive proprio come missione, quella di riequilibrare un risultato elettorale quando ha perso per chissà quali pericoli. Troppo alla mare, non so se è una cosa che ha senso prima, unico. L'ho ricordato bene. Esatto, perché quello è un'altra delle cose che credo sia. Ma è un dato storico, io lo posso dire, io diciamo una storia politica che non ha mai incrociato quella di Silvio Berlusconi, però insomma, come si può negare che, come ha detto con molta efficacia Luca Palamara, in un certo momento storico la magistratura italiana ha rappresentato l'opposizione a quel governo, a quella parte politica. È un dato c'è di più, come? C'è di più, come ha già accennato, credo, dottor Palamara, finché lui ha fatto quello che ha fatto, alleato con la corrente di sinistra, nessuno ha avuto da eccepire. Quando lui, dico io, uso una parola inappropriata, illudendosi che il potere di Renzi sarebbe stato in un'ascesa quasi perenne, decide di, come dire, che secondo lui quello era il momento di provare a mollare la sinistra giudiziaria, che nulla aveva a che fare con Renzi, ma che era appena linkata con il vecchio PD, addirittura col Partito Comunista prima e poi con la classe dirigente del PD poi, e decide di mollarla e di costruire una nuova alleanza con la corrente di destra, fino a quel punto lasciata in margine della gestione della politica giudiziaria, ecco lì iniziano i suoi guai. Cioè non è un caso che i guai del dottor Palamara iniziano quando lui molla la sinistra e addirittura ha l'arroganza di nominare insieme alla destra, lasciando fuori la sinistra, i primi due magistrati d'Italia, che sono il primo presidente di Cassazione e il suo vice. Nel libro il dottor Palamara racconta che non era mai successo che la sinistra fosse stata esclusa contemporaneamente da queste due cariche. Ecco, lui fosse in un delirio di onnipotenza, fa questa roba pazzesca e pochi giorni, non poche settimane, mesi, pochi giorni dopo iniziano i suoi guai. Non è una coincidenza, secondo me. Questo paese o lo governi con la sinistra, e quindi anche la magistratura lo governi con la sinistra, allora puoi fare quello che vuoi, o se lo governi o se lasci fuori la sinistra non vai da nessuna parte. Ho riassunto male, dottore? No, eccomi, un attimo, mi sono perso. No, niente. Mi sono perso il video che non riesco più a rientrare. Eccomi. Siamo ecco. Anche un po' stanchi, perché io sì, e dottor Palamara ci sono l'incontro che facciamo. Vediamo se è d'accordo però dottor Palamara della Conciura con una specie di overdose di padre del dottor Palamara, e lui di me. Quindi oggi possiamo quasi No, dicevo, il discorso che faceva il direttore è quello che abbiamo sviluppato nel libro e quello di cui abbiamo parlato a proposito di due nomine importanti, che sono quella del primo presidente della Cassazione e del procuratore generale della Cassazione. Parliamo di due nomine del 2017, dove sicuramente c'è una decisiva inversione di tendenza in quella che era stata l'alleanza interna alla magistratura, e da lì effettivamente poi sono partite
le situazioni che mi hanno riguardato, che hanno avuto come epicentro, ripeto, la nomina del procuratore di Roma, dove, tanto per essere chiari e per concludere in bellezza, come diceva l'avvocato Cagliazza, visto che questa maratona si protrae dal pomeriggio, il nome del dottor Viola non era gradito all'interno della procura di Roma perché è ritenuto uomo di destra. Io spero che questo non accada mai più per il futuro, al di là di quello che è stata la vicenda mia. Questo lo dico con sincerità, senza più acredine, perché ormai, come dire, le cose sono andate come sono andate, però non è giusto etichettare chi deve guidare un ufficio importante e vitale per la vita giudiziaria del paese con etichette di destra o di sinistra. Il paese ha bisogno che chi guida poi gli uffici giudiziari li possa guidare perché è il più bravo e il più meritevole. Assolutamente sì, c'è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lodi, a cui consento di parlare adesso, dovrebbe avere la possibilità di parlare. Angela Maria Descalzi. Sì, buongiorno a tutti, non mi vedo, non so se adesso, mi vedete voi. Adesso ti non dovresti so se... vedere. Noi vediamo una sua fotografia. C'è una bella fotografia, spero che aspetta, sì. Faccio così, dai, eccomi. Okay. Sei storta, ma ci vediamo. Sono storta? Sei in verticale, ecco. Così, okay, perfetto. Va bene, allora, buongiorno a tutti, grazie naturalmente a te Lorenzo e grazie ai tuoi ospiti per la serata veramente molto piacevole che ci avete regalato. E so che ho capito che vi è costata anche molta fatica, visto che eravate impegnati alla Fondazione Luigi Einaudi nel pomeriggio, quindi doppio grazie. E, dunque, io... Grazie a voi. Grazie, dottor Palamara, piacere di conoscerla. Questo il nostro è un piccolo foro che io rappresento in questo momento e proprio nella mia veste... volevo rivolgere a voi una domanda che credo nasca spontanea, e cioè io quando ho sentito per la prima volta parlare del suo libro, mi ricordo era una sera di un po' di tempo fa, sdraiata sul mio divano stanchissima dopo una lunga giornata alla trasmissione di Porta a Porta. E sono stati letti appunto dei passaggi, non mi ricordo chi di voi fosse presente, se lei o il dottor Sallusti. Eravamo insieme quella sera. Eravate insieme, ecco. Sì. E sinceramente, cioè, ho detto, ma ho capito bene? Francamente sono rimasta veramente molto perplessa, molto quasi spaventata oserei dire, perché in realtà voi avete messo nero su bianco cose di cui chi fa il mio mestiere quotidianamente parla o sente parlare. Per quello che mi riguarda, io ho un'esperienza professionale proprio in campo del diritto penale, lavoro prevalentemente come avvocato penalista, ho sempre cercato di non farmi mai contagiare da queste polemiche, nonostante più volte le abbia sfiorate e anche a volte toccate con mano, perché ritenevo prioritario, considerando anche un po' come sono io, l'idea di conservare un'idea del mio lavoro, della professione che svolgo, delle aule di giustizia e quindi diciamo anche dell'apparato della magistratura, un'idea un po' idealizzata, un po' così, che sì, va bene, c'è del marcio, ma non necessariamente, come in tutte le professioni. Effettivamente leggere invece quello che avete scritto mi ha lasciato veramente perplessa. E quindi, siccome oggi ci sono molti ragazzi anche che appartengono a questo foro, ma anche di fuori foro, che sono giovani ragazzi che si dedicano, che si approcciano a questa professione e alcuni dei quali sono ancora in quella fase in cui devono decidere quale delle due professioni scegliere, cioè se quella della magistratura o quella dell'avvocatura, io veramente in conclusione, visto che abbiamo due esponenti di spicco di entrambe le categorie, che sono appunto l'avvocato Cagliazza e il dottor Palamara, mi chiedevo proprio se riusciamo a chiudere questa serata cercando invece di trarre anche
Con questo non voglio naturalmente sminuire le polemiche o comunque l'importanza della vostra denuncia, però ecco, sarebbe importante riuscire a dire, forse anche cogliendo lo spunto che sollecitava il dottor Sallusti, cioè i liberali in tutta questa cosa che cosa ci stanno a fare, ecco, forse sarebbe anche opportuno chiudere con un messaggio di fiducia, perché poi in mezzo a questa situazione è anche vero, ed è giusto dirlo, che ci sono tante persone, sia nell'avvocatura ma anche nella magistratura, che lavorano con passione, con dedizione e soprattutto con correttezza. Ribadisco, non è una posizione, non faccio questo intervento per non prendere una posizione scomoda. Chi mi conosce sa che quando devo dire le cose le dico volentieri, però proprio per la platea che c'è qua ad ascoltarvi, credo sia importante anche così chiudere in questo modo il nostro avvocato, se mi permette, guardi che forse non in maniera così, non è venuto fuori in maniera, ma credo, io l'ho sentito più volte dalla voce del dottor Palamà, credo e spero di averlo scritto anche nel libro. Il dottor Palamà ammette questo, cioè il dottor Palamà dice un'altra cosa. Dice che in giro per l'Italia ci sono tanti magistrati bravissimi che fanno il loro lavoro, eccetera, eccetera, al quale tra l'altro nelle prime righe del libro dedica questo libro. Dice, io questo racconto lo faccio anche perché c'è un mucchio di gente per bene che va salvata e certo, preservata. Dottor Palamara dice, tu puoi essere, lui fa il paradosso, cita Calamandrei, il papà del diritto, uno dei padri del diritto. Allora, tu puoi essere bravissimo, puoi essere anche Calamandrei, ma se non sottostai alle regole del sistema, cioè alle regole correntizie, non andrai mai da nessuna parte. Farai benissimo il tuo lavoro nella Procura di Lodi, nella Procura di Roma, dove diavolo sei, eccetera, eccetera. Ma se tu vuoi diventare procuratore di Roma, procuratore di Milano, procuratore di Cassazione, procuratore di qui, procuratore di su, membro del CSM, o sottostai a quel sistema, o non c'è vero, puoi essere anche Calamandrei che ti rispingono alla domanda. Assolutamente. Di ottimismo, certo, prego. Se posso solo chiudere, poi salutando tutti quanti, e ringrazio per questa domanda che già mi è stata fatta oggi pomeriggio. C'è una parte in più, diciamo, del racconto che facciamo, che è quello che riguarda l'accesso in magistratura. E quella parte dell'accesso in magistratura io l'ho fatta proprio rivolto a tutti i giovani, ripercorrendo i miei anni, che furono l'inizio degli anni 90 in magistratura, quando da giovani laureati in giurisprudenza ci si divideva tra chi faceva l'avvocato e chi faceva il magistrato. E per ognuno di questi lavori, di queste professioni, comunque c'era una forte spinta ideale che ci portava a scegliere l'una e l'altra professione. E se ho fatto quello che ho fatto anche con il direttore Sallusti è proprio perché penso che la vicenda che mi ha riguardato ha dato forse l'immagine più brutta, oltre che personale, della magistratura. Io mi auguro che proprio i giovani, quelli che ascoltano, possano loro sì essere il motore del cambiamento, credere ancora di più in un lavoro, in una professione che rimane bellissima, che credere ai principi del giusto processo, del diritto di difesa, della presunzione di innocenza, e proprio mi auguro che le nuove leve possano sviluppare il discorso che faceva il direttore, prendere spunto dagli elementi negativi di questa vicenda e dare al paese una giustizia giusta e una magistratura moderna, insieme all'avvocatura, che sappia governare il processo di cambiamento del paese. Dottor Palamara, 5 minuti ancora del presidente Cagliazza e poi ci avviamo alla conclusione davvero. Sì, nota di ottimismo dall'avvocatura. Sì, ma non è un problema di ottimismo, è il senso della nostra professione, perché qualunque sistema, nel senso negativo del termine, che operi nella giurisdizione deve fare i conti con la giustizia del processo, e noi siamo lì per questo, perciò il nostro è la professione più straordinaria che si possa scegliere di fare, perché noi abbiamo il compito
di garantire che il processo si svolga nel rispetto delle sue regole, dei principi che Luca Palamara ricordava, della presunzione di non colpevolezza, nel rispetto pieno del diritto di difesa dell'imputato. Qualunque struttura deve fare i conti con quelle regole. È durissima spesso riuscire a ottenere il rispetto, ma è un compito esaltante. Perciò io non posso che esprimere parole di speranza, di orgoglio per gli avvocati, per chi sceglie questa professione, perché si comprendano che noi abbiamo una funzione, starei per dire, naturalmente politica. L'avvocato penalista si colloca al crocevia dello scontro cruciale in ogni società e nella storia dell'umanità. Il potere punitivo dello Stato, il diritto di libertà del cittadino. In questo scontro ci siamo noi. E quindi noi ci arrabbiamo, organizziamo la nostra risposta a livello politico, siamo l'Unione delle Camere Penali, facciamo casino, critichiamo, diciamo, bisognerà fare, però poi confidiamo nel nostro lavoro, nel nostro impegno, ne siamo orgogliosi e questo spero che sia ben chiaro a tutti. Si può affrontare, come dire, il sistema anche con questa dose di... Allora, prima di ringraziare gli ospiti, invito le persone che ci stanno ascoltando alla nostra prossima settimana, dove torneremo a un classico e presenteremo, come potete vedere, in sovraimpressione, credo che lo stiate vedendo, ovvero La favola delle api di Bernard de Mandeville, insieme a Raimondo Cubeddu, Daniele Francesconi e Paolo Luca Bernardini. Lo dovreste riuscire a vedere, lo vediamo. Ok, quindi lunedì prossimo torneremo ad occuparci appunto dei classici. Ringrazio quindi volentieri Angela Maria Descalchi, che ha voluto intervenire, presidente dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Lodi. Grazie a voi, grazie a tutti. Il presidente Cagliazza, quindi, che ha fatto con Palamara una maratona oratoria, qui c'è fatto onore di essere presente anche questa sera. Esatto. Voglio dire che non lo seguo più per stasera. Non so se poi organizzate cene o non so cosa. Non so se poi organizzate cene o cosa. Quindi grazie. No, lo lascio lì. Grazie al presidente Cagliazza e grazie al direttore Sallusti per essere tornato alla Liberale e soprattutto grazie a Luca Palamara per aver voluto aprirsi e raccontare che cos'è il sistema e essere venuto a raccontarlo anche in questo covo di liberali sediziosi che continueranno a portare avanti la bandiera della libertà nel nostro piccolo, cerchiamo di farlo. Quindi grazie a tutti. Grazie a tutti voi, saluto al direttore. Ciao.